questa accoglienza caldissima, meravigliosa, grazie. Beh, Milly, tu sei un pilastro della televisione italiana, ti guardiamo adesso con gli occhi a cuore. No, no, di meno. No, se no, poi le aspettative sono troppo alte, capito? È difficile essere all'altezza poi. Ma tu mantieni tutte le aspettative e tutte le promesse, perché grazie, uno dice... sei troppo buona, ma ha finito la stagione televisiva con il cantante mascherato, parlando con le stelle, si starà riposando. E invece no, perché Milly non si riposa mai. Perché bisogna preparare le prossime cose, no? Certo. E sei in questi allora, giorni io molto sono impegnata. Sono in tour per la ricerca di nuovi talenti, per Ballando on the Road, che è proprio un giro d'Italia alla ricerca dei ballerini più bravi che ci sono tra il popolo italiano, che balla perché gli piace ballare. Ecco, qui adesso ci sono delle immagini, per esempio, di quando l'ultima tappa che abbiamo fatto a Caserta, no? E tu vedi gente dai bambini di 3 anni agli anziani ultra novantenni, passando per le signore che la sera, dopo aver finito di lavorare, vanno a fare lezione alle 11 di sera, le coppie, c'è chi è malato e che trova nei periodi di chemioterapia, per esempio, trova sostegno e coraggio nel fatto di unirsi in gruppo e fare insieme un'attività. Ci sono famiglie che hanno bambini portatori di handicap e questi bambini fanno ballo tutti insieme perché aiuta la loro socializzazione. Insomma, non c'è semplicemente il ballare per diventare i campioni, che è una cosa importante, poi i bambini fanno agonismo con grande serietà, ma c'è il ballo proprio come mezzo sociale per stare insieme. Gli anziani che ballano dalla parrocchia alle scuole di ballo, a centri improvvisati, perché porta gioia, perché escono di casa, se vanno con le scarpette da ballo a fare le loro varie discipline, fanno i campionati, anche i novantenni possono fare le gare. Altro che, certo, altro che. Quindi, solo che poi trovano te come giudice, insieme agli altri, quindi diventa anche una cosa seria. Ma è una cosa molto seria, perché noi vogliamo portarli poi in televisione, e faremo delle puntate su Rai 1 nel pomeriggio, diciamo quest'autunno, per mostrare a tutta l'Italia questi talenti, che sono talenti a cui nessuno dice bravo, perché loro fanno le loro vite, le loro carriere nell'ambito della loro passione. Vogliamo dire, guardate quanto sono bravi, quanto sono divertenti e come si divertono. C'è anche una luce negli occhi, vero? Adesso c'è un'ultima tappa la settimana prossima, il 10 e l'11, qui a Roma proprio. Per cui sarà negli ultimi 2 giorni in cui, tra l'altro... Grazie. Domenica pomeriggio noi facciamo anche una selezione per gli aspiranti nuovi maestri di Ballando con le Stelle. Ecco, e quindi attenzione. Chi volesse diventare maestro di Ballando con le Stelle viene a farsi vedere e così noi scopriamo, insomma, se ci sono altri talenti che dovremmo portare nel nostro spettacolo. Penso che se dovesse mai esistere un'accademia per il successo in televisione, tu saresti perfettamente nei panni della preside, perché no, sai fare no, tutto, no, no. Sai cantare, sai recitare, sai ballare, sei attentissima a tutto. Allora, scherzando, Paolo Belli mi chiama signora preside della scuola di ballo di Ballando con le Stelle, ma lì si ferma la mia presidenza, insomma. Ma insomma, guardando questo filmato, noi pensiamo esattamente il contrario. Milly Carlucci. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosita buena, qué cosa maravillosa, hay cosita linda, mamá. Sono innamorata proprio, non c'è verso di fermarmi, sono matta, sono cotta, sono tutta da legare. Don't make me stop, lady. Rubare? Rubare? Poi? Questa Gazza ladra? La gazza, non c'erano dubbi. Entri. Eh sì, direi che è un whisketto, diciamo, per festeggiare la parentela stretta. Meglio di no. Forse è meglio di no. Saluta. Saluto e... Allora ci vediamo dopo. E allora ci vediamo. Ciao. Ciao. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Che da voi riceverò. Che meraviglia, con Fabrizio, tutti i duetti che noi facevamo a Scommettiamo. Che bel programma, il sabato sera, non mi perdevo una puntata. Per diventare così bravi a fare un lavoro serio, qual è l'intrattenere, bisogna faticare.
Il nostro lavoro è tutto fatto di fatica, no? Il tuo, il mio, cioè la televisione è fatica, che poi non si deve vedere, no? Poi quando si arriva in scena, si accende la telecamera, è tutto in leggerezza, è tutto sembra improvvisato, tutto sembra pensato in quel momento, ma non lo è. Pensate, se Milly nota che sulla pista da ballo, ma lo sapete anche voi perché seguite Ballando, c'è una perlina che vede solo lei, no? Con magari la finale di Ballando con le Stelle, e quindi ci sono tantissime cose a cui pensare, ma lei nota quella perlina là perché dice attenzione. Tante volte un ballerino ci casca sopra e poi certo, si fa male. Certo, si fa male, la vado a raccogliere, ovviamente, ovviamente. E lo fa lei, mica manda qualcun altro, lo fa lei. È vero che simpaticamente i tuoi collaboratori ti chiamano il generale? Sì, è vero, perché mi prendono in giro, perché c'è un bel rapporto dialettico tra me, gli autori, ma tutto il nostro mondo, dove ovviamente ci deve essere una persona che prende delle decisioni finali, no? Mm-hmm. E quella sono io come direttore artistico. Però siamo veramente un gruppo di amici che senza peli sulla lingua si dicono quello che pensano veramente. E credo che questa sia una grande ricchezza, perché se qualcuno pretende di avere la leadership del pensiero, mm-hmm, allora hai fallito, perché non devi mettere tutto sulle tue corde, devi cercare di capire veramente il mondo che ti circonda. Quindi noi siamo molto diversi ed è bene così, e qualche volta litighiamo a lungo prima di prendere una decisione. Beh, questo è molto positivo. Sì, sì, porta molto risultato. Assolutamente. Giochi con me ieri e oggi. Dai. Io ti farò delle domande che ti hanno già posto in passato. Sì. Mi risponderai e sì, poi andremo a confrontare la risposta che hai dato qualche Vediamo. Tempo fa. Dai. Ok, la prima domanda è questa. Che rapporto hai con la tua immagine? Migliore di quanto l'avessi in passato. Nel senso che all'inizio io non mi sono mai piaciuta, non mi sono mai rivista nella persona che c'era nello specchio. E però poi con gli anni pian piano ti accetti, cioè non ti dai più così tanto fastidio. Però è vero che ancora oggi non amo rivedermi, cioè quando ci sono delle persone che amano rivedere le proprie trasmissioni, quello che fanno, eccetera, e io mi imbarazzo tantissimo. Andiamo a vedere come hai risposto qualche tempo fa. Da bambina io mi sentivo un brutto anatroccolo, mi sentivo veramente brutta, e credo che questa sia stata forse sotto sotto la molla che poi mi ha spinto a fare il lavoro che faccio ora. Se uno ha tanta voglia di fare qualche cosa, tanta ambizione, tanta voglia di lottare, in genere c'è sempre un motivo nascosto da qualche parte, qualche complesso, diciamo. Ma è vero. È così. Coerente, vedi, coerente, lineare. Coerente. Seconda domanda. Da ragazza, chi era il tuo mito? Nello spettacolo o in generale? Ti fu posta così la domanda, senza specificare. Mi fu posta così. Però sai cos'è? Che queste sono cose veramente, oggi è diversa. Oggi, se devo dire il mio mito in assoluto, guarda che ti darò una risposta che può sembrare ruffiana, ma non lo è. Mio padre, dopo che l'ho perso, a distanza di tempo, mi rendo conto che la persona che è stata il mio faro, insieme a mamma, sì, ma mamma era un altro tipo di rapporto, no? Papà era proprio la roccia morale dei principi, dell'educazione, della cultura, eccetera. Papà. Poi dopo c'è tutto il resto, io ho tanti miti nel mondo dello spettacolo, adesso ne ho perso una, Tina Turner, uno dei miei grandi miti, ma come lo è Cher, come David Bowie, come Queen, quindi Freddie Mercury. Però se lo vogliamo dire in una maniera un po' più seria, mio padre. Andiamo a vedere come hai risposto. Sì. Prima? Ma io ammiravo tantissime donne. Prima di tutto, il mio primo modello e il mio punto di riferimento è stato per moltissimo tempo mia madre, che non è una persona nota, né fa l'attrice, né ha niente a che fare con lo spettacolo. Però lei mi sembrava la bellissima da imitare. Vedi, sono rimasta in famiglia. Solo per un attimo ci dobbiamo lasciare perché c'è la pubblicità, ma continuiamo poi con te, Milly, subito dopo. Rimanete qui su Rai 1. All I know is 10:35 that you found me. Insieme a Milly Carlucci a Ruota Libera. Insomma, alle 17:38 noi torniamo in onda con la terza domanda di ieri e oggi. Stiamo cercando con Milly di capire quanto siamo cambiati nel tempo, oppure se qualcosa invece è rimasto
uguale, identico. Vediamo. Quindi ti pongo di nuovo una domanda che ti è stata fatta qualche tempo fa, poi verifichiamo se la risposta è simile oppure è cambiata. Sei davvero sempre stata così serena come appari in televisione? Ho sempre cercato la serenità. Poi, sai, c'è anche... io vengo dallo sport, quindi ho l'abitudine a... nel momento in cui scendo in pista, per patinare quando ero ragazzina, in televisione, eccetera, ad entrare in modalità bisogna dominare la situazione, cioè devi vedere quello che stai facendo, non devi essere travolto dalle tue emozioni in quel momento, devi essere protagonista davvero di te stesso. Lucido. E quindi lucido, e quindi... diciamo è un cammino. Poi la serenità vera, se tu mi domandi della serenità con la S maiuscola, la grande serenità della vita, quello è un percorso che si fa tutta la vita. Non so chi è che possa dire oggi io sono arrivato, no? Chi lo dice? Andiamo a vedere paragonando la risposta e così verifichiamo. Guarda, io ti dico una cosa, dentro io sono tutto un fuoco, mi agiterei tantissimo. E poi c'è questo fatto che, sai, tutte le buone maniere che mi hanno insegnato quando ero piccola, tutte queste cose, all'elementare, eccetera, mi hanno rovinata, perché poi mi hanno creato invece tutta questa copertura di buone maniere, rispetto, sì, educazione. Perché è una cosa che poi ti reprime, fa sì che tu non riesci mai a sfogarti, ti vengono i foruncoli. Prossima domanda. Hai mai avuto la tentazione di mollare tutto? No, mai. Mai, perché questo è un lavoro che io ho scelto contro tutto e contro tutti. Contro chi mi voleva magistrato, contro il fatto che dovevo fare l'architetto ad un certo punto perché messa da parte la magistratura sono andata a studiare architettura e dovevo fare l'architetto perché vengo da una famiglia di professionisti dove tutti fanno una professione seria. E questo era considerato il mio lavoro così... Che eccentrico, imprevedibile, ma poi era un lavoro, cioè che cos'è questa cosa, no? E quindi l'ho lottata, la mia decisione, la mia scelta, quindi non ho mai pensato di mollare. Vediamo. Io ogni tanto ho proprio il desiderio di rompere, ecco, evadere, andarmene via, lontano, proprio l'isolotto con la palmetta, ecco, dove tu ti metti sotto e bello, lontano da tutti. Che però non è la stessa rompere, cosa, non è la stessa cosa, stessa che cosa. No, no. Tutti abbiamo bisogno della palmetta, no? Vabbè, poi certo, dopo ci dura magari 3 ore dove diciamo aiuto, ancora la stessa palmetta, oppure magari può durare un mese, ma credo che chi abbia la passione di questo lavoro e lo faccia davvero per passione, è un lavoro così, come ti posso dire, ti riempie così tanto perché è creativo, è pieno di cose, pieno di difficoltà, pieno di battaglie, ma è così creativo che non è semplicemente, sai, timbro il cartellino e faccio un lavoro per cui lo devo fare per lo stipendio. È una scelta di vita. Sì, sì. No, lo è. L'ultima domanda di questo gioco dove confrontiamo le risposte che hai dato qualche tempo fa a quelle, sì, che insomma ci dai oggi, è: qual è il tuo rapporto con il tempo che passa? Il tempo passa, e meno male che è passato. Oggi, allora, quando ero ragazzina ed ero a scuola, pensavo che non sarei mai arrivata ad avere i famosi 18 anni. E vedevo queste ragazze di 18 anni come degli esseri mitici, meravigliosi, sicure di sé, bellissime, arrivate, già tutte eleganti, eccetera. No? Poi sono arrivati i 18 anni, poi sono arrivati 30, 40, 50, 60, cioè il tempo passa e meno male che passa, perché la cosa che bisogna dirsi è: sono arrivata fino qui e devo baciare per terra, perché non le voglio neanche dire queste cose, c'è la salute, hai un lavoro che ti piace, non le voglio neanche dire perché porta male dirlo, no? Quindi, però voglio dire, è passato il tempo e hai vissuto una vita piena di tante cose, di battaglie, di difficoltà, di momenti di dolore, ma è la vita. Quindi come fai ad avere un cattivo rapporto col tempo che passa? Vediamo come hai risposto qualche tempo fa. Il tempo che passa ti toglie tanto, perché ti toglie le illusioni, ti toglie l'ingenuità anche, ti toglie, non dico che ti toglie la speranza, ma insomma ne hai vissute tante di cose e credi un po' meno ai sogni. Lo vedevo, vedi,
lo vedevo come il problema di non avere più le stelline negli occhi. Invece, non so come, attraverso tutte le cose che sono successe, io oggi ho le stelline negli occhi, nel senso che guardo con incanto a tutto quello che succede. Ma non semplicemente, non sto parlando di televisione, sto parlando di tutto, cioè i figli che crescono, la vita, le passioni, gli interessi, la gente con tutta la sua, anche alle volte, durezza, no? Perché i rapporti umani sono diventati tanto più complicati, tanto più, alle volte, conflittuali. Però è un mondo meraviglioso. Ma tutto questo ci passa attraverso il tuo lavoro, arriva nelle nostre case. È proprio perché mettere tutti d'accordo non è assolutamente facile, trovare la quadra per gestire tutto, certo. Anzi, richiede molto impegno. Ti voglio chiedere, chi ci sarà in giuria Ballando l'anno prossimo? Allora, senti, di gossip se ne è fatto tanto. Tantissimo, si sono detti i nomi. Poi il bello è che è tutto nato in questa meravigliosa epoca dei social. Qualcuno scrive, poi qualcuno comincia a commentare negando, qualcuno dice il contrario e diventa tutto vero. Esatto. Anche se è nato da una cosa detta così, sì. No? Allora, la giuria non è stata riconfermata, ma non è stata riconfermata perché noi stiamo facendo il cast di Ballando con le Stelle. Poi, più avanti, a settembre, eccetera, si parlerà di giuria e si parlerà di tutto il resto. Ok, e quindi per quanto riguarda i rumors di una new entry, cioè, mandiamo quella grafica, per favore, Elisabetta, che si riferisce ad uno strano incontro. Ecco, se, no, l'altra grafica. Per favore, Barbara D'Urso, a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ammette, ci siamo viste. Ci siamo viste alcuni anni fa, perché sì, no, ci siamo viste alcuni anni fa, è vero. Okay. Ci siamo viste alcuni anni fa, questa è qualche cosa, vedi come poi succedono i copia e incolla, li attacca i pezzettini del puzzle. Anni fa ci vedemmo perché era nata questa possibilità che fosse Ballerina per una notte, che poi è sfumata completamente e quindi ci siamo viste con grande cordialità per questa occasione di Ballerina per una notte e poi non si è fatto nulla. Ho capito, grazie per aver fatto chiarezza. Ecco. Ascolta, come sai, qui succedono cose, si apre la ruota, arrivano sorprese, arrivano regali.